domanda che molte volte mi viene posta nel mio studio o anche durante i corsi che tengo un po' in giro per l'Italia, è questa, cioè gli integratori sono tutti uguali? Così come i nutraceutici o i rimedi erboristici sono tutti uguali? Beh, assolutamente no, non possono essere tutti uguali, perché ovviamente la qualità di una pianta medicinale che è alla base di un buon nutraceutico deve corrispondere a determinate caratteristiche. Su un manuale che io ho preparato e utilizzo per i corsi di formazione professionale di fitoterapia applicata, in una delle prime pagine ho riportato quello che dice proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto riguarda le piante medicinali. E c'è una definizione dove dice: si considera pianta medicinale ogni vegetale che contenga in uno o più dei suoi organi sostanze che possono essere utilizzate ai fini terapeutici o preventivi, o che sono precursori di emisintesi chemiofarmaceutiche. Cioè, quest'ultima affermazione vuol dire che anche l'industria farmaceutica ha proprio utilizzato molecole prese in prestito dal campo vegetale, erboristico, per poterne poi realizzare dei veri e propri farmaci. E qui, tra parentesi, si dice anche che deve essere utilizzata o utilizzabile a fini terapeutici o preventivi, che è l'aspetto, che è qualità di fitoterapeuta, di naturopata, è l'aspetto che più mi piace, cioè capire come in realtà la pianta medicinale può esserci veramente di aiuto quando noi agiamo prima, cioè per prevenire lo stato di malattia, quindi per mantenerci in una condizione di benessere ottimale. Ma quello che intanto è importante capire è che la pianta medicinale, che è differente quindi da quella officinale, deve avere, come dire, un pedigree, cioè deve avere un INCI, una sorta di filiera garantita e controllata, che in effetti quella capsula che noi andiamo a prendere contenga al suo interno veramente una pianta medicinale che abbia determinate caratteristiche, che corrisponda a determinate caratteristiche. Una di queste è che è la provenienza. Cioè, quella pianta deve essere di una determinata area geografica. Faccio un esempio: c'è una pianta eccezionale che lavora veramente bene a livello delle problematiche epatiche, quindi è un regolatore delle transaminasi, serve per detossinare il fegato, serve negli stati anche addirittura di precirrosi, serve come supporto quando un individuo deve magari effettuare una chemioterapia o ha comunque una cura farmacologica che dura nel tempo. Bene, il desmodio, Desmodium ascendens, è una pianta stupenda e si trova in determinate e diverse aree geografiche nel mondo. Però, se noi prendiamo ad esempio quella sudamericana e poi prendiamo quella africana, l'africana è decisamente una pianta medicinale con caratteristiche scientificamente provate, decisamente più elevate rispetto a quella sudamericana. Quindi è sempre la stessa pianta, ma area geografica diversa, quindi proprietà anche diverse. Quindi intanto dobbiamo sapere dove è stata raccolta, il periodo di raccolta deve essere nel momento in cui la pianta esprime il massimo della produzione, ovviamente, del suo principio attivo. E deve esserci una riconosciuta proprietà farmacologica, quindi non è semplicemente per sentito dire o perché è una credenza popolare, ma ci devono essere delle evidenze farmacologiche riconosciute, cioè ci devono essere degli studi registrati, studi scientifici che hanno preso proprio come oggetto quella determinata pianta. Quindi non stiamo parlando soltanto del sentito dire, ma ci devono essere delle prove scientifiche a supporto di questa pianta che andremo ad utilizzare. E poi, soprattutto, dobbiamo avere degli effetti sicuri e garantiti a parità di sostanza. E questo è un altro aspetto molto importante, perché
Perché noi non possiamo semplicemente leggere in etichetta che questo rimedio che io acquisto in farmacia, in erboristeria, in parafarmacia o me lo compro da solo al supermercato, perché anche lì vengono venduti questi integratori a base di piante medicinali o officinali che sia. Ma la domanda è, io leggo il nome di una pianta, ma la domanda è, ma cosa c'è veramente all'interno della capsula? O della compressa? O della tisana, o del macerato, o dell'olio essenziale. Perché vedete, a seconda del processo galenico, cioè del sistema di estrazione, diciamo così, di lavorazione di questa pianta, io avrò più o meno principio attivo che andrò in realtà ad ingerire. Quindi questo è un aspetto molto importante. Ad esempio, sempre qui su questo manuale, io ho messo in maniera così molto schematica quello che è un grafico da cui io parto da quella che può essere la percentuale di una tisana, ma via via posso andare a salire sempre di più e arrivare a quello che è il criotriturato in totum. Questa, ad esempio, è la lavorazione migliore che noi possiamo richiedere da un'azienda che si occupi di produrre piante medicinali o integratori a base di piante medicinali. Per quale motivo? Perché tutti i processi di estrazione, a causa proprio dell'estrazione e quindi di quello che è il calore che viene in qualche modo prodotto attraverso quella che è la triturazione, quindi l'estrazione e via dicendo, io avrò un abbassamento significativo poi del principio attivo nel prodotto finito, la distruzione totale o quasi totale degli enzimi e dei minerali appartenenti alla pianta stessa. Quindi io parto con la pianta medicinale con un determinato bagaglio, una certa ricchezza, e poi a seconda della lavorazione io posso arrivare ad impoverire sempre di più. E alla fine in realtà capite anche voi che sì, io sto prendendo quel prodotto, ma di fatto come fa veramente a farmi bene? Invece il criotriturato in totum, metodica che utilizzano pochissime aziende sul mercato, garantisce una lavorazione praticamente a freddo, perché c'è questo mulino, questo trattamento criogenico, in cui pensate la pianta, dopo che è stata essiccata, preparata, messa in quarantena e via dicendo, viene triturata in questo mulino attraverso un processo di cristallizzazione, perché viene sparato dell'azoto che non andrà mai a contatto della pianta proprio per non demolirne le catene strutturali della pianta stessa, ma l'azoto tenete presente che arriva intorno ai 190 gradi sotto zero e quindi la pianta passando in questo mulino, anche se non a contatto dell'azoto stesso, si cristallizza e si frantuma e si micronizza. Dopodiché questa polvere viene nuovamente analizzata, nuovamente vengono fatti dei test batteriologici per quanto riguarda la presenza di muffe e di altre cose, altre sostanze che non renderebbero sano il prodotto stesso, dopodiché vengono incapsulate. Quindi già qui una prima cosa, quando io prendo un rimedio che è una compressa, io devo capire che più del 50% di quella compressa è fatta in realtà di sostanze adesive, sono delle sostanze, diciamo così, che servono per realizzare la compressa stessa. Ma se io prendo una capsula, peraltro è una capsula di fibra vegetale, e io all'interno metto il criotriturato in totum, io di fatto sto assumendo quasi come se io mangiassi la pianta fresca che contiene questo principio attivo. Quindi il mio invito è questo: volete curarvi in maniera naturale? Bene, io stesso lo faccio da decenni, io, la mia famiglia, le mie figlie, perché in effetti è una cosa che ho provato veramente sulla mia pelle. Va bene, però la cosa che io vi chiedo è informatevi, informatevi e soprattutto non credete a quegli, io dico, imbonitori, dove attraverso la vendita di un rimedio loro danno questa cosa come fosse il Santo Graal, cioè con quello curano tutto. E tutti gli anni, se voi vedete, c'è un prodotto di punta. Ogni anno c'è un prodotto cosiddetto miracoloso. Sì, miracoloso per le tasche di chi lo produce, perché in realtà le piante medicinali hanno tantissime sfaccettature e un nutraceutico che ne usa la combinazione di alcune di queste, quindi anche qui non nutraceutici con dentro 30, 40, 50 piante medicinali,
No, poche, poche piante messe insieme, allora noi possiamo utilizzarne la sinergia, ma dobbiamo porci delle domande e chiederci che cosa sto mettendo dentro il mio organismo. Quindi informatevi, fate domande a chi vi dà suggerimenti, a chi vi prescrive dei medicamenti o dei rimedi, anche se cosiddetti naturali. Perché comunque quello che mettete dentro il vostro organismo o nell'organismo dei vostri cari può fare la differenza tra lo stare bene, lo stare meglio o anche lo star peggio. Sono sempre a vostra disposizione per ovviamente curiosità o informazioni di natura strettamente personale. Quindi contattatemi pure in maniera privata. Vi saluto.